Assistenza e soccorso. Molti metodi per risolvere un problema implicano la presenza di un compagno. La tua responsabilità nei confronti del compagno include anche due doveri precisi. Hai ovviamente quello di aiutarlo a risolvere i problemi, ma il più importante è quello di prevenire i problemi tuoi e i suoi, evitando di porti in situazioni critiche. Una situazione critica genera tensione psicologica che, se eccessiva, può deformare la realtà e portare al panico. Per prevenire il panico, devi restare tranquillo, evitare prove al di sopra delle tue possibilità e controllare sempre la respirazione. Per fortuna è più probabile che tu debba assistere un altro apneista in superficie invece che sul fondo. In questi casi è essenziale aiutarlo a galleggiare, farlo respirare e calmarlo, mentre lo aiuti a risolvere il problema. Dopo la risoluzione del problema, devi continuare ad assisterlo. Se necessario, slacciagli la zavorra e abbandonala. E se fatica a respirare, togligli la maschera. Se è esausto, trasportalo spingendolo dalle pinne o sotto l'ascella. Queste tecniche, insieme a molte altre, sono oggetto di approfondimenti nel corso Free Diving Rescue PSS, che tutti gli apneisti dovrebbero frequentare per potersi qualificare come esperti. Per prenderti cura di un infortunato, sia durante l'attività subacquea che in qualunque altra situazione, dovresti avere una preparazione base di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare. Se non l'hai ancora ottenuta, dovresti prendere parte ad un corso di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare First Aid CPR PSS, utile a tutti, subacquei e non. In alcune situazioni, come una sincope o il quasi annegamento, è molto utile la respirazione di ossigeno puro. Anche in questo caso è bene prepararsi, seguendo lo specifico corso Oxygen in Diving Emergency della Divisione Emergency PSS. Molto pericoloso è il taravana. Si tratta di una complicazione che può verificarsi in apneisti che si immergono ripetutamente a profondità elevate, più di 20 metri. È un disturbo di natura neurologica che si può manifestare subito dopo l'immersione. È caratterizzato da una serie di sintomi quali paralisi, disturbi della visione, perdita dell'udito, vertigini. In alcuni casi molto gravi, il soggetto potrebbe anche morire o comunque riportare danni permanenti a livello cerebrale e del midollo spinale. Anche in caso di taravana, è molto importante intervenire subito con la respirazione di ossigeno puro.